Certosa di San Lorenzo, il direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, non ho secondi fini. Sala Consilina, 68 disegni degli alunni delle scuole medie per raccontare la pace. Successo per l'iniziativa del Lions Club Sala Consilina, Vallo di Diano. Teggiano, Cono Morello, bilancio positivo per l'ufficio Europa. San Pietro Altanagro, Don Franco Maltempo esprime gioia e soddisfazione per il ritrovamento della tela rubata nel 1990. Sant'Arsenio, sabato scorso la prima serata del Festival Teatrale Sant'Arsenese. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Intorno alla Certosa di San Lorenzo a Padula si è acceso un ampio dibattito dopo l'intervento del direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, il quale oggi con una lettera ringrazia quanti hanno contribuito intervenendo con proprie riflessioni e mettendosi a disposizione. In modo netto però chiarisce che la sua presa di posizione non ha secondi fini, ma rivendica il diritto dovere di interessarsi al territorio. In seguito all'intervento riflessione del direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, intorno alla Certosa di San Lorenzo si è acceso un ampio dibattito. In molti hanno espresso apprezzamento, convenendo con l'analisi del direttore Albanese e con le sue proposte di soluzione a quello che è un problema dovuto a disorganizzazione da parte di alcuni e disinteresse da parte di altri. Da manager, Albanese guarda al monumento certosino vedendovi grandi potenzialità economiche, le lega al rilancio e al riscatto dell'intero territorio e le ritiene manifestabili solo in relazione ad un principio di prossimità. Propone infatti una fondazione a titolo di esempio per evidenziare quanto sia imprescindibile una direzione in loco, uno strumento che possa garantire autonomia gestionale del monumento, così come avvenuto per Pestum. Ai moltissimi che hanno apertamente condiviso le sue parole, confidando nelle sue capacità analitiche di problem solving, sembra si siano contrapposti altri che con dichiarazioni sommesse lo hanno criticato. Ai pochissimi, scrive in una lettera il direttore Albanese, che hanno voluto strumentalizzare a mezza voce le mie parole, considerando un'indebita ingerenza in un settore che non mi appartiene o addirittura il preludio di una possibile candidatura politica, rispondo in modo netto. Non ho alcuna ambizione in tal senso, anzi mi rattrista profondamente pensare che una presa di posizione così limpida come la mia possa essere ritenuta un mezzuccio da campagna elettorale. Sono logiche che rifiuto e che non appartengono al mio modo di essere e di operare. Rivendico invece con orgoglio il diritto dovere di interessarmi a questo territorio e nello specifico a un monumento che, se gestito nel migliore dei modi, potrebbe contribuire a risollevare le sorti anche economiche dell'area valdianese. Questo mi sta a cuore come uomo, cittadino e direttore di un istituto di credito che ha investito e scommesso sulle potenzialità del Vallo di Diano e che ha fatto del rapporto con il territorio la propria forza. Quello dei beni culturali è un settore in forte crescita e costante cambiamento. È necessario adeguarsi alle nuove modalità di offerta. La Certosa di Padula, al momento, lo ribadisco, rappresenta un'enorme potenzialità inespressa. Resto convinto che solo attraverso l'impegno di tutti gli enti e le istituzioni interessate, ma anche di privati, sarà possibile rilanciarla in modo significativo. Non serve nessun protagonismo sulla vicenda né salvatori della patria, serve la volontà di impegnarsi a fare qualcosa di positivo, intervenendo sui tanti problemi presenti e sfruttando, mi sia consentito dirlo, conclude Albanese, anche chi ha messo a disposizione mezzi, strumenti e volontà per contribuire liberamente e senza secondi fini alla costruzione di un futuro migliore per il nostro territorio. E passiamo alla cronaca. Il Tribunale di Vallo della Lucania aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un marocchino di 28 anni, in quanto responsabile, unitamente ad altri 8 soggetti, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti commessi a San Giovanni a Piro e Santa Marina tra marzo e settembre del 2016. Ricercato da lunedì scorso, è stato rintracciato dai carabinieri di San Giovanni a Piro la notte scorsa nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno. Lo hanno quindi arrestato, si trova ora nella casa circondariale di Vallo della Lucania. E ancora cronaca. In seguito a controlli ad alcune attività commerciali ambulanti presso il mercato cittadino domenicale di Vallo della Lucania, sono stati ritrovati in vendita prodotti non sicuri e senza il marchio CE, il cui commercio è vietato. Sono stati quindi sequestrati circa 200 pezzi tra prodotti per la scuola e piccoli giocattoli per un valore di oltre 1.000 euro, fino a 50.000 euro di multa per i titolari delle due attività ambulanti segnalati all'autorità amministrativa competente. E cambiamo argomento. Un grande successo per l'edizione 2017 del premio Christian Campanelli, organizzato dall'associazione LIFE. Un successo a cui contribuiscono anche i partner della manifestazione, oltre alla banca Montepruno Isoradio.
Un'altra edizione del premio Christian Campanelli caratterizzata dal successo. L'evento cresce di valore per la soddisfazione dell'associazione Life Sicurezza Stradale, presieduta da Daniele Campanelli, e della Banca Montepruno con il direttore generale Michele Albanese, che da sempre ha supportato l'associazione Life nell'attività dedicata alla divulgazione di regole e comportamenti, ma anche nella sensibilizzazione verso i temi di sicurezza stradale, che nel premio dedicato al giovane fratello di Daniele, Christian, vede la massima espressione in un crescendo di attività organizzate dalla Life e dalla Banca Montepruno. Altro partner di sempre è Isoradio, che ogni anno raccoglie testimonianze e consigli emersi durante la cerimonia di premiazione. Temi particolarmente cari alla redazione di Isoradio, che, come sottolineato dalla giornalista Elena Carbonari, rappresentano anche una delle mission del canale Radio Rai, che trasmette su gran parte della rete autostradale, accompagnando gli automobilisti con notizie di infomobilità. Da 28 anni noi siamo un canale di pubblica utilità della RAI, da 28 anni ci occupiamo di dare informazioni in tempo reale alla collettività su quello che succede su strade e autostrade, quindi non portiamo soltanto notizie di coda o rallentamenti, ma la nostra mission è proprio quella di divulgare messaggi sulla sicurezza stradale, e lo facciamo utilizzando ovviamente qualsiasi strumento abbiamo a disposizione, quindi rapporti con le istituzioni, con le forze dell'ordine, con associazioni come ad esempio l'associazione Campanelli. Siamo qui proprio per questo premio, tra l'altro l'abbiamo appena ritirato, tutto quello che può servire per tenere viva una coscienza su quelli che sono i temi della sicurezza stradale, per divulgare questi messaggi, ovviamente passa per Isoradio, non li utilizziamo. Abbiamo visto anche in questi 28 anni come la situazione si è cambiata, perché molto si è fatto nel nostro paese in questi anni, è diminuito il numero delle vittime, ora siamo intorno ai 3.200, i 9 morti che purtroppo ci sono ogni giorno sulle nostre strade però stanno a significare che c'è ancora molto da fare. Sabato scorso la cerimonia conclusiva con la consegna dei 7 premi in palio, partendo dal premio d'oro che è stato assegnato all'appuntato scelto Francesco Di Biase del Comando Compagnia Carabinieri di Cerignola. Sono stati assegnati anche il premio Banca Montepruno, andato agli agenti di Polizia Stradale di Sala Consilina, il sovrintendente capo Vincenzo Villari, il sovrintendente capo Giovanni Campitelli, l'assistente capo Gioacchino Lugli e assistente capo Giuseppe Pantillo. Il premio Enti è stato invece assegnato al Comune di Mantova, mentre il premio giornalistico è andato a Elena Carbonari di Isoradio. Il premio Case Automobilistiche alla BMW Group Italia, premio Civili assegnato all'Associazione Faenza per te ed infine il premio speciale che è stato assegnato all'Arma dei Carabinieri al dottor Roberto Arditi, per la Polizia Stradale al dottor Roberto Amantea, per i Vigili del Fuoco al comandante provinciale l'ingegnere Adriano De Acutis. Oltre ai premiati, come ogni anno, sono stati tanti i rappresentanti istituzionali che hanno partecipato all'iniziativa di promozione del tema della sicurezza stradale. Tra questi anche il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti alla Regione Campania. Un premio importante perché tocca e sensibilizza tutti alla sicurezza stradale, che è un tema che va innanzitutto insegnato nelle scuole e nelle persone, perché per quanto si possa fare come enti o come forze di polizia, il passaggio più importante è la cultura della sicurezza che devono avere ogni singolo cittadino. Noi come Regione Campania ci impegniamo in un programma massiccio di investimenti sulla viabilità, proprio perché sappiamo che lo stato manutentivo delle strade è in condizioni molto precarie e quindi riteniamo che questo è un altro pezzo importante per rendere più sicure le nostre strade. Lei tra l'altro ha anche la delega alle strade, alla viabilità. Vabbè, sono presidente della Commissione dei Trasporti e cerco di interessarmi molto di questa tematica infrastrutturale e trasporti. Okay. Grazie. L'amministrazione comunale di Buonabitacolo, guidata dal sindaco Giancarlo Guercio, è impegnata nella riattivazione dei vari organi di partecipazione cittadina. Ieri si sono svolte le elezioni del Consiglio di Amministrazione del Collegio dei Revisori dei Conti della Prologo. Vediamo i dettagli nel servizio. Anche a Buonabitacolo è operativa la Proloco, che si occuperà di valorizzare e promuovere il territorio e le sue eccellenze artistiche, culturali, paesaggistiche ed agroalimentari. In queste settimane l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giancarlo Guercio, è impegnata nella riattivazione dei vari organi di partecipazione cittadina.
Dopo la nomina di Carmen Puppolo come presidente della Biblioteca Comunale Parascandolo, ieri sera si sono riuniti i soci della Proloco per la costituzione dei nuovi organi dirigenziali e poter così programmare nuove iniziative e progetti finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze locali ed in generale per far conoscere le bellezze del piccolo e suggestivo comune anche al di fuori dei confini territoriali. Ieri sera anche il sindaco Giancarlo Guercio era presente all'incontro per conoscere i nuovi responsabili della Proloco. Tanta la partecipazione all'assemblea che ha poi portato all'elezione del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. Alla guida della Proloco di Buonabitacolo come presidente è stata eletta Felicia Villani, che sarà coadiuvata nell'importante ruolo dal vicepresidente Francesco Maniglia e da Francesca Citera, nominata tesoriere. Il CDA è inoltre composto dai consiglieri Flavio Marmora, Giuseppe Morrone e Franco Antonucci. Per quanto riguarda invece il Collegio dei Revisori dei Conti, la scelta come presidente è ricaduta su Pina Bellezza, che sarà affiancata nel delicato compito dal vicepresidente Valentina Pace e da Michael Garone, nominato consigliere. Nel ruolo di supplenti sono invece stati eletti Gianni Mandarano e Anna Maria Grillo. Un nuovo organo è stato quindi definito e da subito entrerà in azione. A breve toccherà ai giovani di Buonabitacolo assumersi l'impegno di essere parte attiva del rilancio del comune dopo il duro periodo di commissariamento. Scadranno infatti il prossimo mercoledì 15 novembre i termini per presentare le domande di adesione al forum dei giovani comunale. A seguire sarà scelto il direttivo così da comporre anche il nuovo organismo e dare voce anche ai giovani a supporto dell'amministrazione comunale guidata da Giancarlo Guercio. Lo stesso sindaco, nel manifestare il suo augurio di buon lavoro al nuovo consiglio d'amministrazione della Proloco e al Collegio dei Revisori dei Conti, ha ricordato la prossima scadenza, sottolineando come la sua amministrazione crede fortemente nella partecipazione di cittadini volenterosi e sensibili che, scrive, intendono prodigarsi per il bene della collettività. Si è rivelato un grande successo, peraltro inatteso, il concorso organizzato dal Lions Club Sala Consilina Vallo di Diano, presieduto da Anna Casillo, che ha coinvolto gli alunni delle scuole medie Giovanni Camera di Sala Consilina nella realizzazione di disegni per raccontare la pace e divulgarne il valore tra gli adulti. 68 i disegni raccolti in circa 3 settimane, tutti straordinariamente interessanti e che hanno consentito di vedere la pace con occhi diversi, ma anche di recepire i messaggi che i bambini vorrebbero trasmettere agli adulti per instaurare un mondo di pace e amore. Entusiasti delle opere, i soci del Lions Club che hanno dovuto scegliere le opere vincitrici premiate questa mattina con l'assegnazione di 3 premi. A vincere è stato il disegno di un alunno che ha interpretato la pace con una colomba che viene fuori da un libro aperto a simboleggiare come la pace possa essere raggiunta solo grazie ad una profonda cultura. Il disegno, che si è classificato primo, parteciperà alle prossime selezioni a livello distrettuale e nazionale e, qualora superasse le varie fasi, raggiungerà gli Stati Uniti d'America per la premiazione internazionale presso la sede principale del Lions Club mondiale. Per il Lions Club Sala Consilina Vallo di Diano e per la scuola resterà comunque la soddisfazione e la gioia di aver visto i propri giovani essere particolarmente attenti al tema della pace. Volevo solo ringraziare il preside e il vicepreside per avermi dato la possibilità di realizzare questo concorso attraverso il club dei Lions di Sala Consilina. E volevo anche ringraziare i docenti che mi hanno tanto aiutato e in particolar modo i bambini perché sono stati dei ragazzi eccezionali, bambini, ragazzi eccezionali perché hanno capito realmente che cos'è la pace e loro l'hanno interpretata in un modo bellissimo. Io sono felice perché è una cosa molto bella. E volevo solo chiarire una cosa, che questi disegni sono stati scelti per la tecnica, per il messaggio, non sappiamo di chi sono tutti anonimi, quindi per cui non sappiamo di chi sono questi disegni. Noi stiamo premiando un ragazzo che ha realizzato un poster bellissimo dove c'è cultura e c'è la pace nel mondo.
perché senza cultura non si può fare niente. È difficile però scegliere, perché sono ragazzi e a me dispiace molto magari escludere gli altri e premiare, però quello che è stato scelto è stato un messaggio diretto per tutti noi che abbiamo scelto. Quando ci vengono proposte delle iniziative che hanno un significato veramente importante da un punto di vista educativo e da un punto di vista culturale, non si può non tenerne conto, non si può assolutamente condividere le esigenze e inserire nella nostra offerta formativa queste proposte. E quindi mi fa piacere che i Lions sposino una causa che noi condividiamo in pieno, e quindi la collaborazione credo che sia stata anche proficua, a giudicare dalla bellezza e dall'importanza di questi lavori realizzati nei nostri alunni. Il tema della pace è sicuramente un tema sempre attuale, sia nella pace nelle aule, pace tra i bambini, tra i ragazzi, e quindi la solidarietà, la capacità di accogliere anche il diverso, l'educazione al confronto, e poi è un tema che, uscendo dalle aule, ci pone degli scenari molto più ampi. Ecco, si parla tanto in questi giorni dello scontro, del braccio di ferro tra le potenze mondiali e le potenze emergenti dell'Asia, e quindi mai come oggi c'è veramente bisogno di pace a tutti i livelli. Questa mattina, presso la sede dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina, si è tenuta la conferenza stampa per illustrare i contenuti del protocollo d'intesa sottoscritto tra gli ordini dei commercialisti e l'Agenzia delle Entrate. Questa mattina, presso la sede di Sala Consilina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la conferenza stampa indetta dall'Ordine per presentare il protocollo d'intesa stipulato tra gli ordini dei dottori commercialisti e l'Agenzia delle Entrate. Si tratta di un accordo che consentirà ai contribuenti di ottenere maggiore supporto nel rapporto con il fisco. L'Ordine infatti fungerà da filtro e allo stesso tempo da collante tra i cittadini e l'Agenzia, aiutandoli ad orientarsi al meglio nell'ingarbugliato mondo della fiscalità e delle imposte. Il protocollo d'intesa prevede anche la costituzione di tavoli tecnici nazionali a cui saranno chiamati a partecipare esponenti scelti in rappresentanza delle diverse regioni. Per la Campania, a rappresentare gli ordini dei dottori commercialisti, anche il dottor Gaetano Romanelli, delegato dell'Ordine di Sala Consilina, insieme al presidente dell'Ordine di Napoli, Vincenzo Marotta. A presenziare alla conferenza stampa, in cui il dottor Romanelli ha spiegato i punti essenziali in cui consiste il protocollo, con alcuni esempi di carattere pratico, ricordando come la materia su cui si può intervenire è particolarmente vasta, anche il direttore regionale di Agenzia delle Entrate, Cinzia Romagnolo. L'obiettivo di questo protocollo, ha sottolineato Gaetano Romanelli, è quello di semplificare i rapporti tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti e fare così in modo che si possa sviluppare in modo sempre più proficuo il rapporto di collaborazione tra gli enti e i cittadini. Grazie a questo tavolo, continua, sarà possibile raccogliere e discutere le istanze dei tanti iscritti agli ordini provenienti da tutta la regione Campania, che di per sé occupa un'area geografica particolarmente estesa. Il protocollo servirà anche a segnalare la presenza di criticità organizzative e comportamenti inadeguati di professionisti o dipendenti dell'Agenzia delle Entrate. Vogliamo fornire, sottolinea Gaetano Romanelli, un servizio a professionisti e contribuenti nel rispetto delle funzioni e dei rispettivi ruoli, ma con l'obiettivo di mettere in atto una forma di collaborazione estremamente efficace. A pochi mesi dalla nascita, per l'ufficio Europa Teggiano si può tracciare un bilancio più che positivo, lo dice il consigliere comunale Cono Morello. Ascoltiamolo. Essere un interlocutore, un riferimento per giovani, imprese e istituzioni è l'ambizioso obiettivo dell'Ufficio Europa Teggiano, una realtà voluta dall'amministrazione comunale teggianese e realizzata con il supporto tecnico della Quest Partners di Vincenzo Quagliano. L'idea nasce dalla volontà di dare spazio alle potenzialità del territorio, partendo dalla creatività dei giovani, sia in materia di agricoltura che industria 4.0, artigianato e turismo, facendo quindi da attrattore di idee e al contempo strumento per realizzarle. L'Ufficio Europa Teggiano redige progetti
progetti, divulga informazioni su tutto ciò che può rappresentare un'opportunità sia per il pubblico che per il privato. Non solo, vuole essere il trade union tra i diversi attori istituzionali, economici e sociali perché riescano a cooperare e insieme guardare oltre la realtà locale, sempre nell'interesse del comprensorio. Nato lo scorso giugno, già tanti i giovani e le associazioni, dicono gli ideatori, che si sono avvicinati per essere sostenuti nelle loro iniziative, segno di un fermento e una ricchezza di idee da parte del territorio che ha solo bisogno di essere supportato. Questo sportello, questo ufficio è stato voluto da questa amministrazione, già in campagna elettorale. In questi 3 mesi abbiamo avuto una buona reazione da parte del Vallo di Diano, parecchi giovani si sono avvicinati allo sportello e abbiamo belle iniziative, sia riguardo l'artigianato sia anche la formazione. Abbiamo intenzione con la nostra amministrazione di creare all'interno del complesso monumentale della Pietà un polo formativo, quindi metterci dentro sia lo sportello Europa, allo stesso tempo abbiamo prodotto il progetto finanziato Benessere Giovani. All'interno della Pietà adesso abbiamo l'ordine dei dottori commercialisti, quindi stiamo pensando a una formazione anche di alto livello che abbraccia tutto il territorio del Vallo di Diano, ma non solo. Una realtà, quella dell'Ufficio Europa Teggiano, che è in continua evoluzione e che si presenta come interessante dal punto di vista degli obiettivi e delle potenzialità. L'obiettivo, soprattutto mio, è quello di creare a Teggiano una sorta di incubatore di impresa. Ci stiamo lavorando grazie allo Sportello Europa, grazie a questi partner, e quindi stiamo lavorando in questo senso. È rientrata a San Pietro al Tanagro la tela raffigurante Sant'Antonio Abate, San Vito e San Donato Vescovo, rubata nella primavera del 1990 dalla chiesa madre intitolata a San Pietro Apostolo. Si tratta di un'opera attribuita a Feliciano Mangieri, pittore originario di San Rufo. È stata ritrovata ad ottobre in Sicilia dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Siracusa, dove il parroco Don Franco Maltempo si è recato per ritirare la preziosa tela. L'abbiamo intervistato, ascoltiamolo. Per la mia comunità di San Pietro è stato un premio ritrovare dopo 30 anni circa questa tela del fine Settecento del maestro Mancieri e che rappresenta 3 santi. Era stata rubata dalla chiesa mentre si facevano i lavori. Quando io l'ho trovata lì a Siracusa nel comando dei carabinieri per la tutela delle opere d'arte, a Ortigia precisamente, per me è stata un'emozione grandissima, tanto che come l'ho vista ho chiesto subito ai carabinieri, che sono diventati subito nostri amici, se ci fossero state altre opere d'arte che ci appartenessero, e loro mi hanno promesso che faranno di tutto anche per ritrovarmi la statua della Madonna delle Grazie rubata 3-4 anni fa a Polla. Posso semplicemente dire che oltre al lavoro capillare che loro fanno per scoprire queste opere d'arte che poi sono messe in case private eccetera, hanno dimostrato non soltanto un'accoglienza veramente formidabile, ma poi diventano amici e noi non possiamo fare altro che ringraziare per questo lavoro certosino che loro fanno. È stato pubblicato l'avviso e quindi possibile richiedere contributi per il trasporto scolastico a favore di studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici secondari di secondo grado e contributi per le rette per convitti e semiconvitti presso istituti specializzati di ogni ordine e grado a favore di studenti con disabilità sensoriali residenti nei comuni del territorio di competenza del piano sociale di zona S10. L'erogazione dei contributi, riporta l'avviso da poco pubblicato, avverrà a seguito di presentazione di apposita istanza, cui dovrà essere allegata la documentazione prevista e reperibile insieme a tutte le informazioni necessarie sul sito web del piano sociale di zona. Le richieste dovranno comunque pervenire entro e non oltre il giorno 11 dicembre. E con questa notizia termina la prima parte del nostro telegiornale. Diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Grande successo per la prima serata del Festival Teatrale Sant'Arsenese, organizzato dai ragazzi dell'Associazione Sant'Arsenio ieri, oggi e domani. Teatro Amabile gremito sabato sera.
cresce e raccoglie sempre maggior consenso il festival realizzato un po' per gioco dai ragazzi dell'associazione, tutti giovanissimi e tutti che si sono avvicinati al mondo del teatro per cercare un'attività che consentisse loro di stare insieme, divertirsi e allo stesso tempo allontanarsi dagli attuali strumenti tecnologici che rendono sempre più difficile il confronto, limitando il rapporto umano. Sono partiti, come detto, per gioco, ma oggi sono diventati la compagnia teatrale tra le più attive di Sant'Arsenio, tanto da aver intavolato strette sinergie e collaborazioni con diverse altre compagnie teatrali amatoriali non solo del comprensorio valdianese, ma anche oltre i confini regionali. Lo dimostra questo festival che in 6 anni è riuscito a portare anche note e radicate compagnie teatrali di tutta la Campania, ma anche dalla vicina Basilicata, come dimostrato dalla serata di apertura che è stata affidata alla nota compagnia Giano Teatro, che con il suo spettacolo Scena d'interno con follia ha impressionato piacevolmente il folto pubblico presente sabato scorso presso il Teatro Amabile per la prima serata del Festival Teatrale Sant'Arsenese. Tanta soddisfazione è stata espressa dai giovani della compagnia organizzatrice ed in particolare dal presidente Giuseppe Greco, entusiasta di aver visto tutti i posti a sedere del Teatro Amabile occupati e aver potuto registrare un ottimo risultato della campagna abbonamenti. Sabato prossimo, 18 novembre, secondo spettacolo del festival con l'arrivo della compagnia Gabbiani di Baronissi. Si è conclusa nella giornata di ieri l'edizione 2017 della Settimana del Benessere Psicologico, che ha coinvolto anche quest'anno la città di Padula. A seguire l'evento per noi Pietro Cusati. Quest'anno il Comune ha aderito con 2 eventi, uno sul cyberbullismo voluto dalla dottoressa Fosca Pinto e uno sull'elaborazione della perdita del lutto voluto invece dalla dottoressa Filomena Vitale, evento che si è tenuto questa sera. Colgo l'occasione per ringraziare per questo momento di condivisione e di aggregazione su un tema molto importante e anche molto delicato, che ha visto quindi la presenza anche del dottore Vito D'Elia, un momento importante perché anche tramite la socializzazione, come si è evinto nel corso dell'incontro, si riesce a superare il dolore e il lutto. Ringrazio la dottoressa Vitale per aver voluto l'incontro di questa sera, ringrazio la dottoressa Pinto per quello di ieri sera e auspico che l'anno prossimo anche la scuola diventi amica del benessere psicologico. La conclusione è che praticamente questa elaborazione è molto individuale, però ha bisogno sempre di un contenitore sociale per non lasciare sola la persona che soffre o che ha subito un lutto o che ha subito una separazione o la perdita del lavoro, insomma tutto ciò che ha bisogno di essere elaborato. E quindi questo, però più che altro è l'inizio, ciò che mi ha dato l'idea di fare questo evento. Dati molti lutti che purtroppo ultimamente hanno colpito la comunità padulese, il fatto che in generale, lo vediamo in tutte le nostre comunità, ci sono separazioni, divorzi, è la vita, la crisi, la difficoltà lavorativa, quindi è questo un discorso che ho iniziato stasera e che penso continuerò anche con altri eventi sul tema, proprio per poter parlare, permettere alle persone di parlare di temi così delicati e sentiti. Questa è ormai, non è un'edizione nuova, è ormai l'8ª edizione e il bilancio è sicuramente positivo. Dobbiamo calcolare che in questi anni è stato un impatto enorme sia in termini di partecipazione ma soprattutto in termini di prevenzione, perché l'obiettivo di questa iniziativa è proprio la prevenzione, quindi accogliere le persone ma darle gli strumenti alle persone stesse per fare da soli, cioè per fare in modo che non si arrivi proprio a una situazione cronicizzata. Okay. Quindi questo è un altro obiettivo che io credo che l'Ordine attraverso questa iniziativa ha raggiunto davvero in pieno. Ambiente, salute e agroecologia, 3 argomenti diversi ma fortemente correlati tra loro, approfonditi sabato scorso nel corso del convegno organizzato presso la Sala Tiffany del Grand Hotel Certosa a Padula da Nicola Ammaccapane, con cui abbiamo parlato dell'interconnessione tra le 3 tematiche, mentre con il dottor Riccardo Marmo abbiamo parlato dell'importanza di una corretta alimentazione e di un corretto e sano stile di vita.
Lo scopo parte da un'idea iniziale che è quella di dire se mangiamo bene abbiamo sicuramente una salute migliore. Visto che si sta pensando tanto a questa agroecologia che sarà il futuro, perché tutti stanno pensando a queste coltivazioni particolari senza avere troppi pesticidi e tutti questi veleni che vengono immessi, che poi arrivano nel nostro corpo. E quindi abbiamo pensato di organizzare una giornata per parlare di questa problematica e cercare anche di motivare i coltivatori a cambiare il loro modo di essere. Partiamo chiaramente dall'ambiente e quindi anche di quello che produciamo per passare alla sanità e poi con questi nuovi prodotti ci sarà questo professore che ci spiegherà, che lui è proprio specializzato, è professore universitario proprio su questa materia che è l'agroecologia, che spiegherà questi nuovi prodotti cercando di produrre senza tutti questi fitofarmaci. Mangiare bene ci aiuta a non contrarre malattie. Questo essenzialmente in sintesi è il discorso. Adesso facendo degli esempi di che significa mangiare bene significa mangiare secondo lo stile mediterraneo. Noi conosciamo bene lo stile mediterraneo perché ci appartiene come cultura. Dobbiamo recuperare questa cultura e abbandonare le proposte che ci vengono dai media che provano a consigliarci un modo di mangiare che oltre ad essere lontano dai nostri standard è una qualità alimentare che ci mette a rischio di contrarre malattie gravi, anche le neoplasie. È stato recepito il messaggio dalla gente o è ancora importante parlarne e informare? La mia sensazione è che è stato recepito. Vedo nel Vallo di Diano una serie di iniziative, non soltanto da parte dei medici ma anche da non medici. E anche questo è un secondo messaggio che noi da anni portiamo avanti, e cioè quello di creare una rete di professionisti che porta avanti lo stesso obiettivo, e che è quello di fare contrasto all'obesità e favorire l'alimentazione con cibo sano, in particolare nei ragazzi e nei bambini in età scolare. Termina qui il nostro telegiornale. Vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.